Ci sono le magliette con il logo Gattabuia, coloratissime coperte, borse patchwork della sartoria La Fortezza, portafogli e portachiavi in pelle e molto altro nello stand allestito dall'Associazione Diritti e Società nella Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze. La particolarità di questi oggetti è che sono stati realizzati dai detenuti delle case di pena toscane. L'iniziativa è organizzata per il quarto anno consecutivo dal gruppo Federazione della Sinistra Verdi del Consiglio regionale, con il patrocinio dell'assessorato al welfare. Dobbiamo considerare che la crisi attraversa anche quelle mura spesse che separano le carceri dalla società civile e sono sempre meno anche gli aiuti che vengono dalle famiglie e quindi questo può costituire un piccolo contributo a una vita migliore lì. Ma quello che conta è che sul terreno trattamentale, quindi dell'attività di recupero, l'elemento del lavoro è fondamentale, l'elemento anche qui dell'espressione della creatività. Il lavoro di artigiano non è solamente un lavoro e una fatica, ma anche un elemento di creatività. La Federazione della Sinistra punta a istituzionalizzare la partecipazione dei detenuti alla mostra dell'artigianato attraverso un accordo fra la Regione e le case di pena che consenta a queste ultime di programmare meglio il lavoro di chi è in carcere. Perché il sovraffollamento nelle carceri porta come conseguenza ad aumentare, diciamo, la percentuale dei detenuti che non possono avere accesso al lavoro. Se per esempio l'appuntamento di questa settimana potesse diventare uno sbocco reale, allora si potrebbe far lavorare più persone.